Dal fuoco porgerò la forza. Dall'acqua attingerò giustizia. Dall'aria respirerò la conoscenza. E dalla terra maturerà il mio sacrificio. Voi saranno i figli che per gli elementi giurano equilibrio. Un romanzo epico dove i destini di due giovani si incrociano tra coraggio e tradimenti. E ogni azione ha il potere di cambiare la sorte di un intero pianeta. Un libro dove tutto viene messo in discussione, tranne la crudeltà del destino. Assolutamente sì. Ok, possiamo riaccendere le luci, a meno che non vogliate stare al buio, che l'atmosfera ce li ha, le candele, però poi ci addormentiamo. No, non credo che ci potremmo mai addormentare, perché la presentazione sono sicura che sarà. Dobbiamo leggere, forse è meglio allo sostegno. Dobbiamo vedere il ne parliamo. Allora, benvenuti da Io ci sto e benvenuta a Delia, il suo primo libro, quindi questa è proprio una la prima presentazione che fai a Napoli, quindi penso che sarai emozionata, ci sono tutti i tuoi parenti e sono felice, molto felice di presentare questo libro. Noi siamo una libreria un po' particolare, per due minuti vi racconto la storia della nostra libreria, perché siamo nati quando tutte le librerie chiudevano in tutto il mondo, non soltanto a Napoli, 10 anni fa, quest'anno abbiamo festeggiato i nostri 10 anni. E stamattina proprio una ragazza del Vomero, con cui lavoro a scuola, mi ha detto: ma perché tu c'hai una libreria? Lei non ci conosceva ancora. Io le ho chiesto: ma come si fa a non conoscerci per tutto quello che facciamo e per tutto quello che siamo? E veramente significa essere disinteressati ai libri. Dicevo, siamo nati 10 anni fa quando tutte le librerie chiudevano, abbiamo pensato di aprircela da sola la nostra libreria, solo che ci volevano talmente tanti soldi che ci sembrava un'idea folle. Un post scritto su Facebook, se la libreria ce la facessimo noi, abbiamo aderito in 100 e abbiamo deciso di costituire associazione. Oggi siamo un APS, un'associazione di promozione sociale e facciamo infatti tantissime cose, non ci occupiamo soltanto di libri, ma chi è venuto un po' in anticipo avrà visto che c'era quella signora lì dietro che stava facendo fare il dopo scuola ad un ragazzo, perché veramente ci occupiamo di cultura a 360 gradi e la nostra la direzione che poi ha preso la libreria maggiore è verso i giovani. Si sente tanto dire che i giovani devono leggere, alla fine chi conosce le statistiche sa che gli unici a leggere in Italia sono proprio i giovani, gli anziani non leggono mai, ma chiaramente bisogna anche indirizzarli verso la lettura. Dicevo che siamo un'associazione, la nostra associazione costa 50 euro l'anno, quindi veramente pochissimo, altrimenti non riusciremmo a mantenerci e non riusciremmo a fare tutto quello che invece facciamo, e costa 30 euro per gli under 30. Quest'anno in verità che il nostro decennale costa 30 euro associarsi a Io ci sto, e si hanno poi una serie di benefit che sono incredibili, tra cui quello di diventare librai, per cui chiunque voglia sperimentare questa esperienza può venire qua e fare uno stage insieme con il nostro direttore, imparare a usare il gestionale, mettere a posto i libri, venderli e inventarsi tutto quello che può girare intorno ad una libreria. Le iniziative che facciamo sono veramente tantissime, decine e decine l'anno, quelle di cui andiamo più orgogliosi in questo periodo è quello di aver ospitato tantissimi bambini ucraini, ma nell'immediato, subito dopo, quando è scoppiata la guerra, noi abbiamo aperto le nostre porte, questi bambini sono venuti qua, hanno iniziato a imparare l'italiano, loro e le loro mamme, e hanno trovato in libreria una casa e una famiglia.
Inoltre, ora non si vede perché c'è lo schermo abbassato, siamo presidio permanente di pace. Che cosa significa essere presidio permanente di pace? Significa parlare di pace a 360 gradi. Noi non parliamo di guerra, parliamo di pace. Cerchiamo nel nostro piccolo di creare delle sinergie, di creare qualcosa di bello per smettere di accompagnare questi ragazzi verso tutte le brutture che ci sono e che si sentono in questo periodo. Sul nostro sito potrete trovare tutte le informazioni e tutto quello che facciamo per cercare di portare avanti questa libreria, che vi assicuro, perché i libri si vendono pochissimo, è difficile, veramente difficile da mantenere. I libri si vendono pochissimo perché io dico sempre, in Italia c'è la cultura dell'amichettismo, purtroppo vanno avanti i libri degli amichetti, no? I libri che nonostante siano brutti si vendono perché c'è la pubblicità, perché vengono presentati in televisione, perché si fanno le recensioni sui giornali, anche se le recensioni sui giornali alla fine statisticamente non se le legge nessuno. Però sai, posto su Facebook, comunque le voci che corrono. Ecco, io spero che per questo libro le voci corrano, spero che per Delia ci sia un passaparola, come oramai funziona in Italia, perché un bel libro funziona soltanto attraverso il passaparola dei lettori. Inutile che vi guardate i siti, inutile appunto che vi leggete le recensioni, non troverete mai cose vere. Ognuno di loro deve fare un favore, ognuno di noi, perché sono anch'io una giornalista, quindi mi ci metto anche io, nel non dire, io mi rifiuto di recensire libri che non mi piacciono, anzi forse sono uscita un poco fuori proprio perché sono una di quelle che dice la verità. E chi sa, chi mi conosce sa che se io dico che è un libro bello, il libro è veramente bello, altrimenti non mi pronuncio proprio, ed è il caso di questo libro. La letteratura fantasy, vi dico, quando è arrivata la mail è rimbalzata dall'uno all'altro, perché noi abbiamo un gruppo per le presentazioni, siamo 10-12 di noi che si alternano a accogliere gli scrittori. E il fantasy non è un genere ben accetto, non lo leggono tutti. Continuiamo in Italia a considerarlo un genere minore. Continuiamo in Italia a considerare, nonostante, guardate, Tolkien abbia venduto 150 milioni di libri da quando è uscito Il suo Signore degli Anelli, nonostante sia stato tradotto in 40 lingue, nonostante il fantasy vada in tutto il mondo, perché in paesi anglofoni i libri fantasy, l'abbiamo visto con il successo di Harry Potter, e quindi non potete capire dopo Harry Potter che cosa non c'è stato. Nonostante questo, in Italia la letteratura fantasy si continua a non ritenerla letteratura. Non si considera come un genere letterario, quindi io sto parlando di letteratura, ma sto parlando perché ne voglio parlare io, ma non viene considerato come un genere letterario rispetto a quello mainstream, alla narrativa mainstream, e non viene considerato come un genere che possa educare, che possa raccontare e che possa portare a una formazione, a far crescere. Per me, dal mio umile punto di vista, non c'è nulla di più sbagliato. Io sono una che i fantasy se li mangia, per cui dicevo, quando c'è arrivata questa mail l'hanno rimbalzata ed è arrivata poi direttamente a me, perché sanno che io li amo follemente. Ora immaginate la differenza tra fantasy e fantascienza abissale, però più o meno potete capire che sono due generi che si appartengono, no? Se li volessimo fare un insieme, potremmo mettere il genere epico, il genere thriller, il fantasy e fantascienza non è stesso insieme. E Mondadori, che penso che l'avrei letto, aveva la collana Urania in cui si pubblicavano fantasy, e ha deciso che i fantasy italiani non debbano più essere pubblicati. Cioè Urania, fantascienza, l'unica collana, quindi l'unica casa editrice che aveva una collana di libri di fantascienza, ha deciso che quelli italiani non devono più essere pubblicati. Io penso che se gli arrivino dei manoscritti come il tuo Elemis o come altri che mi è capitato di leggere, perché me ne arrivano tanti di manoscritti,
mi chiedo come si possa decidere di non pubblicare una cosa del genere, o comunque tu, vabbè, con l'Europa Edizione, il tuo, insomma, cui faccio i complimenti per averti acchiappata, perché sono certa che insomma tenterà anche di trattenerti, se nella speranza, come io spero, che questo libro riesca a fare il percorso che deve. Non mi piace riempire di complimenti un autore, lo faccio difficilmente, sono una critica, quindi vado sempre sulle parti dolenti del libro. Quando faccio una presentazione, chiaramente il libro, specialmente fatto in libreria, si deve vendere, quindi questo non mi posso proprio permettere, mentre il direttore mi picchia, però non sono solita neanche fare tanti complimenti all'autore, quindi se te li faccio veramente perché li sento tutti, e ho sentito quando è arrivata la tua, non so, una parente, una zia, non so chi sia, mi costringerai a leggere un fantasy, così ha detto. Ecco, e io di questo sono contenta, perché le dico che quando arriverà all'ultima pagina dirà: caspita Rola, Delia di che cosa è stata capace. Il genere fantasy è un genere difficilissimo. Se noi parliamo delle melodie, no? Le note sono sette, alla fine uno, insomma, in una maniera o in un'altra, così sono le parole. I generi crime, giallo, romance, insomma tutte queste cose qua. Ma credo che il genere fantasy sia proprio il genere più difficile da scrivere in assoluto. Perché dico questo, nonostante appunto la critica ne parli in maniera contraria? Perché è un genere che per avere successo deve essere, un libro fantasy per avere successo deve essere un libro totalmente nuovo, cioè qualcosa che non c'è mai stato. Qualcosa che non è mai stato pensato, non è mai stato inventato, non è mai stato assolutamente letto da nessun'altra parte. Tolkien non è stato il primo, ma è stato sicuramente quello che ha pubblicato con maggior successo, e da lui in poi il fantasy è stato sdoganato. Considerate, lo tiro sempre in ballo perché è considerato il padre della letteratura fantasy, che nonostante il suo libro fosse stato pubblicato tantissimi anni prima in Italia, è stato pubblicato soltanto nel 1970, quindi tardissimo rispetto ai paesi anglofoni. Perché si è capita la sua importanza e si è capito quanto quest'uomo avesse lavorato di fantasia e quanto fosse stato capace di creare cose che non esistevano prima. Nessuno prima di Tolkien aveva mai parlato degli elfi, nessuno aveva mai parlato dei goblin, di tutto quello, di tutti i personaggi che... Quindi il valore del tuo libro dov'è? E il valore del libro di Delia ha due piani di valore, sempre dal mio umile punto di vista. Il primo è il fatto di essere riuscita a creare dei mondi che io non ho mai incontrato in nessun altro libro fantasy, e ne leggo tantissimi. È chiaro che ci sono delle assonanze, è chiaro che ci sono dei riferimenti, è chiaro, però ci sono mondi e personaggi che io non avevo mai incontrato, con una chiarezza di esposizione e con una bravura di raccordo di tutte le anime che fanno parte di questo mondo così lineare, per i quali io ti faccio i miei complimenti. Il secondo complimento che ti faccio è per la scrittura. Quella di Delia è una scrittura molto colta, una scrittura che ha tanti riferimenti. Potete trovare dalla mitologia greca, quella egizia, la filosofia, c'è tantissima filosofia nel tuo libro. Ora io non lo so se tu l'abbia fatto apposta, non so se ti è venuto naturale. Io, si dice che noi abbiamo tanti cassetti conservati, no? Abbiamo le nostre informazioni, quando le prendiamo, le informazioni ci arrivano da tutte le parti, poi le conserviamo dentro questi hard disk che teniamo nella nostra mente. Poi, specialmente a noi scrittori, li tiriamo fuori quando è il momento, che neanche ce ne accorgiamo, cioè ci vengono proprio naturali. E non lo so se tu l'abbia fatto apposta o meno, poi ti faccio le domande che ti faccio e ti lascio parlare. No, ti lascio parlare, finisco giusto questo concetto qui. Perché appunto dicevo, al contrario di quanto si ritiene che la letteratura fantasy sia una semplice letteratura di intrattenimento, il tuo libro invece, almeno io me lo sono andato a studiare,
Io mi sono andata a guardare tutti i riferimenti perché la tetractis pitagorica me la ricordavo, però non me la ricordavo proprio, mi ricordavo che esisteva, ma me lo sono dovuta andare a rivedere, così come mi sono dovuta andare a rivedere una serie di cose, ma anche mi sono guardata l'etimologia di tutti i nomi, cioè pensate che mi sono messa a fare l'etimologia di tutti i nomi, perché erano tutti nomi che avevano un'assonanza, quindi conosciuti, che però sono tutti nomi nuovi che lei si è inventata, come si è inventata appunto questo mondo. Non funziona più il microfono, questo mondo non funziona. Prendiamo questo qua con il prova. Albi? Direttore? Questi non funzionano e questo urliamo. Questi non funzionano. Fino a non c'è, cioè, all'improvviso ha smesso. E poi ha smesso. Vuoi che trovi con te? No, grazie. Già la lettura del libro di Delia ha fatto il suo. Abbassamelo un po', che questo è più comodo, no? Prova, ok. Ma è partito il video? Sì, poi dopo lo rivediamo alla fine, così vi rendete conto, no? Dopo che abbiamo parlato, vi rendete conto di questo. La prima immagine, no, non fa niente, perché era già un tanto giusto per far capire, è intitolata La geografia di Elemis, proprio la prima immagine che hai creato. Io avevo chiesto come mai non l'avesse, io me lo sono mappato a casa da sola, immagina, cioè ho preso un foglio, ho cercato di capire che cosa ti eri inventata, mi sono messa a disegnarmelo, immagina, penso che le mie fissazioni. No, era soltanto per far capire quanto fosse complicato quello che si è inventato lei. Quindi la prima domanda proprio che ti faccio, in assoluto, da dove ti è venuto questo mondo? Allora, grazie prima di tutto delle splendide parole, grazie a tutti per essere qua. E allora, da dove mi sono inventata questo mondo? Da circa 20 anni di pensieri e sogni. Io in realtà non ho mai sognato né di scrivere un libro né di fare la scrittrice nella vita, come ben sapete ho fatto altro, qua una mia ex collega di università, abbiamo studiato economia, quindi proprio sicuramente il fantasy o i libri e la scrittura non erano nelle corde. Però ho avuto la fortuna che in famiglia si leggesse tanto. E che non esisteva altro che libri per trascorrere il tempo e che facevamo vacanze in cui si stava molto all'interno della natura. E da qui, dall'osservazione proprio della natura, a me piano piano nascevano idee, e vedevo immagini, un po', non sono proprio psicolabile, però comunque vedevo cose, mi immaginavo cose. Della natura e dei libri vedevo sempre di più che mi appassionavano cose collegate agli elementi e ho cominciato piano piano a fare dei collegamenti tra quello che studiavo a scuola o quello che leggevo ed erano spesso, tant'è che la mia tesina del quinto liceo era collegata all'uomo e alla natura, proprio collegate agli elementi in tutte le fasi e in tutti gli studi dell'essere umano. Li ritrovavi nella medicina, li ritrovavi nella biologia, li ritrovavi nella matematica, li ritrovavi nella filosofia, nella storia. Praticamente comunque non solo gli elementi hanno creato lo studio umano in generale, perché proprio i primi studi degli uomini sono collegati proprio agli elementi, alla natura, ma poi hanno creato anche una filosofia in generale. E da qui, diciamo, i miei sogni, le mie immagini, trasformavo queste cose in un mondo fisico, quindi nelle tetractis, piuttosto che in esseri alati, piuttosto che in anfibi che avevano avventure all'interno di questo mondo. Chiaramente per 20 anni questi personaggi o questo mondo non avevano proprio un senso logico, erano più che altro come dei flash nella mia testa, che come se fossero dei capitoli completamente sconclusionati.
in cui immagina una volta una battaglia, una volta un pensiero, una volta un litigio di un personaggio, insomma varie ed eventuali. E poi li ho disegnati, e molti che mi conoscono sanno che mi piace disegnare, quindi disegniamo una volta una cosa, una volta un'altra, un colore, una... Durante il Covid invece avevo abbastanza tempo a disposizione e avevo anche un momento di vita molto duro per me, per cui la mia testa per uscire poi dalla realtà che era troppo dura andava sempre di più a questo mondo. Però sempre non sapevo scrivere, non facevo la scrittrice e non avevo altro che un quaderno dove mi appuntavo queste cose. Tagliando quella, facendo il riassunto di tutto questo, durante il Covid ho cercato una persona che mi aiutasse e mi insegnasse a scrivere, un maestro, uno che fa questo di lavoro, e io ho detto, io ho un'idea, però non so scrivere. E quindi lui dice, che cos'è quest'idea? E io gli ho mandato una presentazione in PowerPoint, che era l'unica cosa che io per lavoro sapevo fare. Quindi diciamo tutto il mood board del mio mondo, tutte le, con le frecce, con le cose, con i personaggi, questo fa quell'altro, allora di conseguenza, insomma sembrava una presentazione di budget che faccio io normalmente. Questo ha riso chiaramente, però ha capito che avevo veramente qualcosa. E quindi poi mi ha fatto fare degli esercizi, mi ha fatto leggere cose per imparare a scrivere, eccetera, e mi sono un po' buttata. Quanto tempo ci hai messo poi? A scrivere 3 anni e mezzo, quindi non poco, perché chiaramente ecco non sapevo neanche da dove iniziare, certo, quindi... immagino. Allora, il libro è ambientato ad Elemis, che cos'è Elemis? Raccontalo tu. Allora, Elemis è un mondo che chiaramente non esiste, ma è un mondo come Avatar, quindi vi sto portando in un mondo completamente diverso dalla Terra, ma che ha chiaramente tantissimo degli elementi della Terra. Elemis è un mondo fantasy, stile un po' medievale, un po' epico, quindi sicuramente non futuristico, quindi distopico come li chiamano adesso, ed è un mondo che ha una geometria molto specifica, questo sempre perché gli elementi sono collegati al simbolo del triangolo, al simbolo del triangolo pitagorico che si chiama Tetractys. Ora, quindi per immaginare questo mondo io sono stata abbastanza geometrica e ho creato queste 4 tetractys, che sono il fuoco, l'aria, la terra e l'acqua, perché mi manca, al cui centro ci sono le terre della quintessenza. Le terre della quintessenza, sempre in filosofia, la quintessenza è la rappresentazione dell'amore, ed è un posto al centro di Elemis dove gli elementi sono in bilanciamento, sono in pace fra se stessi, quindi c'è abbastanza di ogni elemento per rendere il mondo pacifico al centro di questo mondo, mentre le varie tetractys sono chiaramente molto spostate verso l'uno o l'altro elemento. E quindi cosa succede? Che se c'è troppo fuoco c'è l'aridità, se c'è troppa acqua ci sono inondazioni, e così via, quindi è un mondo estremamente disequilibrato. Fra le varie tetractys ci sono le terre oscure, che sono terre un po' impure, perché gli elementi sono molto puri, quindi dove c'è il fuoco ci sono tutti le possibili derivazioni del fuoco, quindi i metalli, le fiamme, i vulcani, nell'aria abbiamo i laghi, i fiumi, i ghiacci e così via. Nell'aria abbiamo chiaramente nuvole, vento, e sono tutte regioni dove abitano dei personaggi che hanno proprio le caratteristiche. Sì, aria hanno delle ali meravigliose, nel Tetractys di acqua hanno le branche, i piedi e le mani un poco palmati, fuoco sono molto forti, hanno delle caratteristiche, anche delle caratteristiche fisiche, lei è stata bravissima. Il libro si apre con i personaggi principali, Leocotea,
ho detto bene come Leucothea e Nami, anche questi due nomi sono splendidi. Nami in giapponese significa onda, che non so se è fatto apposta, Leucothea. Assolutamente sì. E sono due ragazzine, figlie di un reggente. Le Tetractis abbiamo detto che sono quattro, in ogni Tetractis ci sono degli equilateri, sulle quattro Tetractis ci sono quattro reggenti. Questi reggenti vengono nominati dopo una prova particolare. Ma il libro si apre in maniera molto dolce, con la caratterizzazione di queste due ragazzine, appunto due sorelle legatissime, legate da questo amore incredibile, e la sorella piccolina deve sostenere la prova del giuramento. Cos'è questa prova? Tutti gli abitanti delle Tetractis la devono sostenere, perché devono giurare sulla quintessenza, cioè la quintessenza è l'armonia di questi quattro elementi. Non vi sto svelando niente perché è proprio l'inizio del libro. Quindi l'armonia di questi quattro elementi, loro devono giurare, devono manifestare la loro purezza. Se il giuramento non va a buon fine, significa che sono degli esseri impuri. Che cosa è questa purezza o l'essere impuro? Quando i quattro elementi sono in equilibrio, pensate che si è inventata, quando i quattro elementi sono in equilibrio, e appunto c'è la quintessenza, il caos non regna. È un mondo giusto, è un mondo che nonostante le complicazioni di tutti i mondi può andare avanti e può essere governato in maniera retta e anche piuttosto semplice. Dopo il giuramento risultano impuri, perché sono impuri, vengono mandati via dalla Tetractis e vengono mandati in queste che sono appunto chiamate, che lei chiama terre oscure. Ti sei inventato appunto questa impurità, cioè? Allora, l'impurità è chiaramente collegata all'opposto della quintessenza, che è il caos. Ora, indipendentemente da come poi ognuno lo legge, in questo libro la quintessenza, la purezza significa che l'elemento non si è mescolato con altri elementi, perché dalla mescolanza, dallo scontro degli elementi può scaturire la non pace. Quindi nella sua particolarità questo mondo è anche molto rigido, la triangolarità di questa struttura è anche molto rigida, ossia non ci si può assolutamente mescolare tra Tetractis, devono collaborare alla perfezione della quintessenza, quindi della gestione e dell'equilibrio di questo mondo, ma gli elementi non si possono mescolare, quindi significa che non possono chiaramente esserci coppie di elementi differenti. E come si scopre questa impurità? Quando il bambino che compie il giuramento della quintessenza non riesce a superare la sua prova, ossia non riesce a gestire al meglio il suo elemento, perché quando è puro chiaramente lo gestisce al meglio. Sì, perché le prove sono basate proprio su questo, c'è una prova di fuoco, una prova d'acqua, una prova di vento per i vari ragazzi. L'incipit del libro è molto particolare, ci sono due persone, tre in verità, anche quattro, nascoste in un bosco, una ha le ali molto grandi, quindi si capisce immediatamente che è una donna della Tetractis di aria, l'altro invece è un uomo del fuoco, e poi c'è nascosto, perché c'è l'eco? Non so, però soltanto al tuo, Federica. Hanno questo fagottino tra le braccia e si capisce subito che è un bimbo. E queste due persone si amano follemente, hanno avuto un figlio che purtroppo però devono affidare a una terza persona, perché altrimenti dovrebbe essere sottoposto al giuramento e risulterebbe come impuro. Quindi tutto si basa su questa parte iniziale che io vi consiglio di leggere bene prima di continuare
a leggere il libro, perché vi spiegherà esattamente poi dopo tutta la dinamica del libro. Tu li chiami tutti figli, figli di Elemis. Chiaramente Elemis è la metafora della Terra, e spesso quando si parla di noi uomini siamo i figli della Terra. Quindi loro sono figli di Elemis, e secondo me dare il titolo di figlio invece di cittadino, abitante, eccetera, crea anche una più forte relazione di quello che è l'elemento con la persona. Quindi io, dicendo figlio, volevo sottolineare molto il fatto che loro sono estremamente collegati a questa terra, che ogni loro azione, che ogni loro modo di gestire questi elementi ne cambia gli equilibri, e che, diciamo, vengono sia puniti sia esaltati in base a quanto loro onorino o disonorino il loro elemento. In più gli elementi, quindi le tetractis, sono collegate anche a delle virtù, e quindi diciamo, essere figlio di una virtù per me era anche dire loro sposavano in pieno le virtù che rappresentano i loro elementi, quindi il coraggio, cioè la forza per il fuoco, la giustizia per l'acqua, l'aria la conoscenza e la terra il sacrificio. Vogliamo leggere qualcosa così? Cioè, non è un libro. Sì, posso prestare il mio? Grazie. Ecco, non ti preoccupi, se vuole seguire. Vuoi seguire? Cosa vuoi leggere? A me piacerebbe leggervi proprio l'inizio, perché proprio lì, questo quando si Maris, in maniera tale che potete capire un pochino sia la scrittura, sia come ha rappresentato questo mondo. Ci troviamo, dicevo, in acqua, nel Tetractis dell'acqua. I due personaggi che incontriamo all'inizio sono Leucotea e Nami. Nami deve prestare giuramento, ed sono due ragazzine come possono essere tutte le ragazzine di questo mondo, solo che loro vivono a contatto con l'acqua, altrimenti è come se si seccassero, hanno bisogno dell'umidità. Beate loro. Maris affrettò il passo. Un vociare allegro e chiassoso proveniva dalla stanza in fondo al corridoio colonnato. L'anziana ninfa già immaginava cosa avrebbe trovato dietro quella porta incrostata di corallo rosa. Dopo aver trascorso gran parte della propria vita al servizio del palazzo della reggenza, la prima balia lo sentiva nell'aria che presto avrebbe fatto alle figlie del reggente una delle sue ramanzine. Ma quasi arrivata alla camera della più piccola delle due, inciampò in un pezzo di corallo. Non trattenne un gridolino di dolore che rimbombò tra le volte ad arco del corridoio. Si appuntò mentalmente di dover parlare con il capo manutentore sullo stato di tenuta degli archi e delle stalattiti nell'ala ovest del palazzo. Gli enormi grappoli di gorgonie e mille pore andavano potati, gravavano troppo sul soffitto. Immerse la mano nell'acqua che le arrivava lievemente al di sopra delle caviglie e mostrò il pezzo di corallo alle due sentinelle che sorvegliavano la stanza di Nami, figlia minore del reggente. Invece di starvene lì a fare le statuine, questo è compito vostro. E poi qui lei si inventa proprio una lingua che io non so se pronuncio bene, e poi ci dirai come te la sei inventata. Dabaru Subla. Li rimproverò Maris, con tono deciso, sventolando il pezzo di corallo. Poteva inciampare il reggente in persona. Gettò il frammento rosa poco oltre il colonnato che delimitava il corridoio. Si alzarono dei piccoli spruzzi quando il corallo affondò nel giardino sommerso di acropore palmate. Subito dopo, qualcosa serpeggiò indispettito sul fondo e delle bollicine risalirono a galla. «Su, su, che fate, gli impalati? Annunciatemi!»
ordinò Maris, incrociando lo sguardo di una delle sentinelle che era ancora sull'attenti e con il corno di Navalo in diagonale sul petto. Agli ordini, prima Balia, disse in fretta la guardia di luce e bussò tre volte alla porta della stanza prima di spingere con forza le due conchiglie di madreperla che facevano da pomi per i battenti. Maris, prima balia della Tetractis di acqua. L'anziana ninfa, facendo schizzare acqua a ogni passo, era già entrata a grandi falcate nella camera prima ancora che la sentinella terminasse il suo annuncio. Leucotea e Nami vennero colte di sorpresa. Stavano saltellando sul grande letto a baldacchino di spugna viola. Ridevano a crepapelle e se le davano di santa ragione con due spugne ascone impugnate come spade, mentre quattro giovani ninfe, invece di aiutarle a sbrigare i preparativi del mattino, cercavano senza successo di acchiapparle. L'annuncio della sentinella fece calare il silenzio nella grande camera da letto. Nami era ancora in aria e ricadde sul materasso proprio in quell'istante. Leucotea provò all'ultimo momento a nascondere la sua spugna dietro la schiena mettendosi sull'attenti. «Colpita!» esultò Nami e fece rimbalzare il morbido tubo di spugna sulla testa della sorella, che si limitò a guardarla in cagnesco come per dirle che aveva barato. Ecco, questo per farvi capire un poco in che mondo ambientato il libro, e questo è soltanto il mondo di acqua, ma troverete per ogni mondo delle cose particolarissime, stranissime, cioè è studiato perfino le piante, è studiato i pesci, non molti te li sarà inventati o sono tutti veri? Allora, no, sono veri, e soprattutto nella terra di acqua, nella Tetractis di acqua, tutti sanno, cioè quelli che mi conoscono sanno molto bene che sono un'appassionata subacquea. Esatto. E quindi comunque ho cercato di quello che io ho visto sott'acqua, cercavo di riportarlo in questo mondo, che non è in realtà quello della Tetractis di acqua, non è un mondo proprio subacqueo, è un mondo un po' anfibio, quindi a metà tra il sott'acqua e il sopra l'acqua, in modo tale che poi i personaggi potessero interagire a tutti i livelli. La lingua. Allora, io avevo in mente queste cose di lingua. No, perché io non la capivo mentre leggevo. La domanda che volevo fare è: una lingua unica per tutta Elemis o in ogni Tetractis cambia? Ogni Tetractis cambia. Sempre quella mia presentazione iniziale, io avevo anche un paio di slide su come volevo che fossero le lingue. E chiaramente erano come le sentivo nella mia testa e quindi difficilissimamente mettibili per iscritto. Quindi nella mia quasi follia, proprio alla fine del libro, quindi io, diciamo, la parte delle lingue l'ho messa alla fine perché era troppo complicata all'inizio, mi sono rivolta a un mio amico che fa il linguista. E gli ho detto, voglio scrivere delle lingue, cioè ho bisogno di mettere nel mio libro queste lingue. E allora, questo mio amico si chiama Luca, Luca mi dice, guarda Delia, è un'impresa, diciamo, colossale, però facciamo una cosa. Mi ha fatto una lezione di linguistica in cui mi raccontava un pochettino come le sillabe, le pronunce, eccetera, potessero giocare a mio favore nel rappresentare questi mondi. Quindi io, il mondo del fuoco è un mondo veloce, è un mondo chiaramente aspirato come il fuoco, sibilante come il fuoco, eccetera. E quindi lui mi ha dato una serie di cose che io potevo inserire per creare. Però poi gli abitanti parlano tutti un'unica lingua. Allora, chiaramente nella quintessenza loro si capiscono, perché è il punto centrale di questo mondo. Poi ognuno nella sua Tetractis potrebbe parlare la sua lingua, che di fuoco, di acqua, di terra. Per esempio quella di acqua è una lingua molto culturale, perché sott'acqua i suoni sono praticamente afoni, quindi non ci sono, e quindi volevo cercare di dare quella... diciamo, quel tipo di modo di parlare, ed è un modo lento di parlare, a differenza del fuoco che parla veloce. E quindi ho cercato di caratterizzare questi
mondi, queste culture, questi personaggi anche nel modo di parlare. Ho fatto sicuramente caso a come diciamo, dare il nome agli elementi specifici, ripetere spesso alcune parole che, così che il lettore potesse ritrovarsi, e poi la frase prima della frase in lingua già ti dà un po' l'idea di quello che è, quindi fondamentalmente ho anche voluto mettere imprecazioni piuttosto che modi di dire, che, in modo tale che fosse più semplice capirlo. Il cuore di tutto è chiaramente la magia. È un libro, non tutti i fantasy comunque parlano di magia, quindi inventano personaggi, inventano mondi, ma non in tutti esiste. Qui la magia invece è molto molto forte. Un po' comunque le favole mi sono sempre piaciute, quindi un po' di polvere fatata di Trilli era parte della mia crescita. E chiaramente la magia che tu chiami magia elementale. Quando io ho letto la mail pensavo si fosse sbagliata, fosse un errore di battitura, poi continuando a leggere, sai, la prima, perché tu scrivi proprio nella seconda riga la magia elementale. Vabbè, forse si è sbagliata. No, è proprio degli elementi, quindi chiaramente poi questi personaggi hanno delle magie o comunque gli elementi li aiutano, esatto, a superare delle prove tramite il loro elemento. Sì, ed è anche una parte che mi è piaciuta moltissimo, perché ti ho detto difficilmente lì si ritrovano dei fantasy con tanta magia dentro, e alcuni personaggi ce li hanno ma non tutti quanti. Al centro, abbiamo detto che al centro di questo mondo c'è la quintessenza, al centro della quintessenza c'è un faro, un faro che manda luce alle quattro tetractis e che non deve spegnersi mai. Raccontacelo. Allora, il faro della Lemis è... Ma perché la chiami Lemis? Perché hai voluto dare lo stesso nome? Volevo che fosse molto molto collegato al mondo. E poi chiaramente nella continuazione si darà molta più spiegazione di questo faro. È, diciamo, il centro, è il vero e proprio fulcro di questo mondo, dove tutto avviene e dove, diciamo, c'è anche tutta la storia arcaica di questo mondo, forse la parte più di magia nera di questo mondo, in cui c'è questo guardiano della Lemis che è un personaggio molto oscuro, molto particolare, Amenhotep, esatto. In Elemis ci sono dei sacerdoti, io chiaramente ad alcuni di loro ho voluto dare dei nomi di sacerdoti che sono veramente esistiti in varie culture umane, fra cui il più grande è stato questo Amenhotep, un sacerdote egizio, quindi ho dato questo nome poi anche al mio sacerdote. E Amenhotep è una figura estremamente potente che è al centro di questo mondo e quindi lui deve avere a che fare con tutti gli elementi, e quindi è estremamente bombardato dal bilanciamento di questa cosa, che lo rende inquietante, pazzo e comunque molto potente. È lui che apre le porte delle prove a questi giovani, perché è lui che detiene il potere di tutti e quattro gli elementi al centro di Elemis. Sì, l'asse del mondo praticamente. Sì, questo faro è praticamente anche come se fosse un vero e proprio tempio, perché non ci si può avvicinare, le persone comuni, nessuno può entrarci, quindi ho voluto dare un'estrema sacralità poi a questo posto. Sì. La particolarità di questo libro poi è che nonostante tu abbia caratterizzato dei personaggi negativi, insomma quelli che abitano nelle terre oscure non dovrebbero essere personaggi positivi, poi insomma nel corso della narrazione si capisce un po' come si sviluppa, è che di solito in ogni tipo di romanzo ci sta l'eroe, c'è l'antagonista, qui sono tutti eroi. E la lotta
rotta, come di solito è nel fantasy, tra bene e male, in questo primo volume è soltanto accennata, cioè arriva giusto alla fine, ma alla fine esiste soltanto il bene, è un mondo molto luminoso, per quanto tu parli le terre oscure, ne racconti i personaggi, come si muovono, come vengono trattati dalle guardie, eccetera, eccetera, però appunto la Lemis manda luce anche a noi che leggiamo. Il secondo libro, ecco, ti vorrei chiedere, che non vedo l'ora di leggere poi per capire come va a finire, deve per forza esserci il male come protagonista. Allora, anche in questo, nella costruzione proprio di Elemis, che chiaramente nella mia testa è sempre stata un'unica storia, è stata poi semplicemente suddivisa in modo tale che potesse diventare una saga, anche in Elemis è un mondo di opposti, quindi fuoco, aria, terra, scusatemi, fuoco, acqua, terra, aria, bene, male, terre oscure, terre di luce. Anche in questo, diciamo, i due libri sono uno che ti fa vedere una faccia della medaglia e l'altro che ti farà vedere la faccia opposta. Poi sarà al lettore pensare a in quale faccia della medaglia identificarsi, o qual è il bene, qual è il male, come leggere il bene, come leggere il male. Per me era molto importante fare capire che qualsiasi fossero le motivazioni di chiunque abitasse questo mondo, non fossero mai troppo giuste o troppo sbagliate. Sì, dargli questo senso di realtà, perché poi ognuno di noi è, non è mai giusto o sbagliato, ha un punto di vista. Cioè, no? Per questo credo che sia la funzione della lettura di un fantasy. Perché scriviamo fantasy? Perché leggiamo fantasy? Per andare proprio oltre le nostre esperienze, perché siamo esseri finiti, perché vogliamo immaginare l'infinito. Nel momento in cui tu fai le due facce della medaglia, quando mi hai chiesto tu che segno, di che segno saresti, io ti ho detto tutto, sarei di tutti e quattro. Io non so se vuoi leggere un altro pezzettino, poi lascerei alle domande, perché tra 10 minuti dobbiamo lasciare la sala, e se volete farle qualche domanda a voi. Vuoi leggere qualche altra cosa? Vogliamo riproiettare se dopo che avete letto il libro, andate sul sito di Elemis, lei ha creato questo sito meraviglioso, e che vi consiglio di visitare dopo la lettura del libro, perché troverete tutti i personaggi, lo vogliamo far vedere come l'hai fatto vedere a me? Insomma, adesso lo guardiamo, però poi dopo approfonditamente conviene, dopo la lettura. Lei ha creato con l'intelligenza artificiale tutte i personaggi, ha dato quindi un volto a tutti i personaggi che ha creato. Questo abbiamo detto che è la geografia di Elemis, e quindi magari questa ve la andate a leggere prima di iniziare a leggere il libro, ve la guardate, perché per capire anche quanto è stato difficile, non so come tu te lo sei inventato, è proprio difficilissimo. Poi i personaggi che sono bellissimi, questi sono i quattro segni. Ogni e la spiega, sì. Ogni tetraxi sarà anche il suo simbolo, il suo crest, in inglese crest, il suo stemma, diciamo, quindi proprio, e poi ognuna di loro ha la sua virtù, quindi in base a questo vi racconta un pochettino queste quattro tetractis, vi parla generalmente di quello, non vi spoilerà niente il sito, di quello che è il mondo, di quali sono le basi del mondo, che possono essere la storia d'amore, la storia di ingiustizie, giochi di potere, che comunque un po' di intrighi di palazzo ci stanno sempre bene. E poi ecco qua, con l'intelligenza artificiale sono divertita a creare i personaggi, quindi dargli un viso di come io li pensavo nella mia testa, e come poi l'intelligenza artificiale li ha creati il più simile possibile a come io li ho immaginati. Quindi ecco, se voi volete vedere io come li vedevo, più o meno sono così. Quindi qua abbiamo
i personaggi principali di Fuoco, che sono Efelos, Ed e Maua. Poi abbiamo quelli di Acqua, Nami, Nashi e Leucatea. Poi abbiamo i personaggi dell'aria, che sono Nefele, Sione e Kai, con le loro ali ciccione. E poi abbiamo i personaggi di terra, che sono Acteo, Sarruma e Set. Ecco, più o meno il sito per ora è molto semplice, poi chiaramente piano piano spero di poterlo popolare. È un libro molto ricco. All'interno del libro, ed è questa l'ultima cosa che dico, troverete veramente una summa di storie. Ci sarà una bellissima storia d'amore, perché comunque è sempre necessario, ma anche il disagio di essere una seconda figlia e di avere una sorella, nonostante l'amore grande che lega queste due sorelle, una sorella che è destinata a diventare reggente, che è destinata a diventare più importante. Troverete anche il rapporto padre-figlia, la seconda figlia che litiga con questo papà con cui non va proprio d'accordo e che non viene capita da questo papà e che poi si ritroverà a dover fare delle cose che mai si sarebbe aspettato nella sua vita. Troverete appunto dei genitori costretti a lasciare un proprio figlio, non conoscerne il destino. Insomma, sono veramente tantissime le storie che sei riuscita a inanellare l'una nell'altra fino alla fine, e quando chiuderete il libro vi assicuro che vorrete leggere il secondo. Non credo soltanto per gli appassionati di fantasy, non penso, il tuo pubblico come ha risposto? Ecco, questo mi piaceva sapere, questa domanda qui, e poi quella che ti voglio fare dall'inizio, che mi dimentico sempre: quanto ha influito il fatto che tu abbia vissuto a Londra sulla voglia di scrivere fantasy? Allora, chiaramente vivere a Londra mi ha dato tantissimo da un punto di vista culturale, di vedere tante culture insieme, quindi forse anche tante detractis, tante regioni con caratteristiche diverse le ho volute immaginare, così come a Londra, dove c'è questo misto di ogni cultura che va d'accordo con l'altra, litigano anche, ma che comunque riescono a portare avanti una città molto vivace. E poi Londra è sicuramente una città dove il fantasy o questo genere, cioè, la dea del fantasy attuale di Harry Potter, la Rowling, però in generale è un genere un po' più seguito, così come nell'Europa continentale. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Nessuno. Come quando comunque ti ritrovi a scrivere i personaggi, da cosa parti? E come ti fai delle domande, tipo un obiettivo, parti dall'aspetto? Allora, alcuni io li immaginavo tantissimo, chiaramente i protagonisti eccetera, e li avevo lì più o meno già in mente. Poi li ho voluti caratterizzare molto, quindi hanno alcune caratteristiche molto molto marcate, proprio perché così rappresentassero al meglio quella regione del loro elemento. Quindi Nefele di nuvole, se uno pensa alle nuvole, l'aria è l'elemento della conoscenza, dell'arte, della musica, quindi lei è un personaggio molto collegato a quello e anche alla sua bellezza. Personaggi del fuoco hanno marcatamente sono più forti, quelli di terra sono più aridi, anche nel modo di interagire. Quindi io chiaramente li immaginavo, e poi ho voluto guardare molto di più allo specifico elemento o allo specifico regione da cui loro provenivano, marcandone alcune caratteristiche. Un po' così. Nessun altro? Sono curiosa di sapere in che consiste la lezione di scrittura. È una cosa veramente difficile da immaginare. Penso che se uno legge molto magari comincia a scrivere bene, però la lezione non funziona così. Allora, posso dire che non funziona, non basta, è necessario sicuramente leggere molto,
Ma se io voglio ballare, non mi basta vedere il balletto in televisione, devo studiare, devo mettermi, cioccarmi in una scuola di danza e studiare ore e ore e ore. C'è una tecnica anche per la scrittura, per questo, proprio una tecnica che deve essere imparata e deve essere eseguita, altrimenti non si riesce. Allora, diciamo che questa persona che mi ha aiutato nell'imparare mi ha dato tanto da leggere, ma anche proprio esercizi tecnici da fare, ok? E, tra parentesi, io dopo che avevamo fatto le prime lezioni avevo scritto quasi 20 capitoli e confrontandomi con lui a un certo punto ci siamo resi conto che alcune cose non stavano in piedi. Quindi a un certo punto tipo 18 capitoli bruciati così, con praticamente io che non avevo mai scritto nella mia vita, piangevo perché non sapevo, dicevo, come faccio mai più. Però quello che mi ha insegnato questo maestro, a parte la costruzione proprio del come funziona una storia, del filo conduttore o dei fili conduttori che si devono incrociare, si devono sovrapporre, se il nemico è in un momento di forza, chiaramente l'eroe deve affrontare un momento di estremo dolore, sì, quindi proprio delle tecniche di narrazione. E poi anche, ecco, dirvi, guarda, questa cosa che hai scritto te la contestano, tu hai detto che gli abitanti di acqua nuotano, e quando hanno a che fare con quelli dell'aria come funziona? Lui mi faceva le domande tipo l'avvocato del diavolo, quindi spiegamelo questo mondo, e io glielo spiegavo, non mi convince, spiegamelo meglio, e quindi io poi ritornavo alla lezione dopo che l'avevo immaginato di più a fondo, rispondendo a domande che probabilmente si sarebbe fatto un lettore, che diceva: Delia, tu se scrivi un thriller, tu sai che la gravità esiste, stai scrivendo di un omicidio a Milano, non è che devi farti la domanda sulla forza di gravità, nel tuo mondo te la devi fare la domanda. E quindi è stato molto, molto interessante. C'è quel signore lì che ti vola. L'ultima, perché poi vi dico, il libro lo trovate alla cassa e Delia firmerà le copie per chi ne vuole essere firmate nell'altra saletta, perché questa poi ci serve per il corso di coro, che facciamo un corso di coro. Però non sapevo, il libro che vai a terminare. E tu lo hai, ma? Il male ha il ruolo che ha il male nel mondo, ossia mette in dubbio il bene, o ti fa apprezzare il bene, o te lo fa completamente sconvolgere il bene. Quindi io, appunto, anche il bene e il male sono queste due opposizioni nel mio mondo, e il bene non è mai troppo bene, il male non è mai troppo male, e poi sta un po' ai vari individui come leggerlo. Bene, okay. Purtroppo dobbiamo chiudere. Federica? Sì.